pagano i debiti, allora hanno pensato bene di ratificarlo. Allora, siccome l'ha firmato Monti, l'hanno ratificato i vari Letta, Berlusconi, Letta, Renzi, non ha detto una parola, io direi che questi 50 miliardi li pagassero loro, perché noi li annulleremo, noi annulleremo il fiscal compact. Inoltre, immaginate il rapporto debito-PIL, siamo arrivati al 132,3% nell'ultimo semestre. Sapete cosa significa? Significa che il PIL diminuisce, il debito aumenta e quindi gli interessi vanno fuori gioco. La Germania, paese falco, finora non ha fatto altro che con l'euro sottovalutato, mentre per noi l'euro è sopravvalutato, che fare il vampiro. Il vampiro ci ha guadagnato sotto tutti gli aspetti. Allora, noi proponiamo l'Eurobond, la torta deve essere divisa fra tutti i paesi. Il Movimento 5 Stelle è partito con nessuno deve restare indietro. Quello che è accaduto alla Grecia non dovrà più ripetersi. Uno. Due. Se la Germania questo non andrà bene, che se ne vada lei fuori dall'euro. Due. Una volta io mi sono andata, guardate che c'ho. Allora, questi signori, vengo da una trasmissione registrata a Teleromagna, dove c'avevo Magdi Cristiano Allama, poi Zoffoli del PD, poi altra gente sconosciuta dei piccoli partiti, io non lo so, non li conosco, e tutti quanti dicevano tutte le stesse cose di propaganda. A un certo punto mi hanno passato un documento, peraltro mia figlia che è peggio di un cane da tartufo. Allora, hanno detto no, IRAP, esenzione per chi assume 5 giovani. Bene, la intesa hanno detto no e parlano di disoccupazione. Poi hanno detto lavoro incentivi a chi